Amici e amici, bentrovati. Solo qualche giorno fa abbiamo dato notizia durante una nostra trasmissione di alcuni episodi che oggi saranno ampiamente trattati col sindaco. Il titolo di quella trasmissione erano Le stranezze di Palazzo Ducenzio, ve ne raccontiamo tre. Abbiamo sentito quali erano le stranezze, oggi il sindaco ci parlerà di questi fatti, sentiremo la versione partendo dal primo caso definito stranezza, il comandante dei vigili urbani Rosario Tona doveva essere riconfermato, invece alla scadenza non c'è stata la riconferma, torna a Siracusa e il suo posto viene preso da un altro ex comandante, il commissario Corrado Mazzara. Comandante Mazzara, sindaco Bonfanti, bentrovato. Bentrovato a voi e a tutti i telespettatori. Cosa è successo? Web spettatori. Cosa è successo nel frattempo? Così come si è verificato un anno fa, quando decisi di cambiare il comandante per cercare di riorganizzare un po' l'ufficio della Polizia Municipale, e gridarono tutti allo scandalo anche la riconferma o mancata non riconferma in questo caso del comandante Tona, fa gridare allo scandalo. Beh, qualsiasi cosa fai, poi alla fine c'è a chi piace quello che hai fatto e c'è chi invece te la contesta. Questo è bello, perché in democrazia è molto bello. Ciascuno quindi, sceglie. Detto questo, io mi sento di dire due cose fondamentali. Il comandante Tona ha fatto bene, nel senso che ha riorganizzato alcuni servizi e dato attuazione a alcuni miei progetti che riguardano la Polizia Municipale, e quindi lo ringrazio. Il contratto era un contratto che doveva durare 12 mesi, e una riflessione sulla possibilità della sua riconferma fino alla prossima tornata elettorale era anche nei miei pensieri. Cosa ho valutato? Ho valutato che io ho anche altre esigenze, e comunque in questi due mesi, tre mesi, quelli che ci separano le elezioni hanno un costo, e quindi ho valutato da una parte che l'attività posta in essere dal comandante non poteva più avere quella sorta di ulteriore valore aggiunto rispetto ai 12 mesi precedenti, e l'altro aspetto importante è che questo costo, cosa che ho fatto e sto facendo con gli atti amministrativi che potete leggere pubblicati nel nostro appropriatorio, era per me più importante risparmiare quei soldi per poter aumentare delle ore ad alcuni nostri dipendenti a tempo parziale, proprio perché in alcuni settori mi occorre, in questo scorcio di mandato e in considerazione della prossima infiorata, un'attività lavorativa più intensa e più nella direzione del progetto infiorata. E quindi alcuni atti ne ho già chiusi e pubblicati, e alcuni altri ne saranno fatti in seguito, sono nella direzione di un aumento delle ore ai nostri dipendenti, proprio per gli obiettivi che dobbiamo raggiungere e che ci siamo prefissati. Quindi niente di particolarmente incomprensibile, tutto nella norma, decisioni che prende il sindaco e che il sindaco ha preso in una direzione 12 mesi fa, in un'altra direzione qualche settimana fa. Viene, non viene, non è il gioco della Margherita, non abbiamo in animo di sfogliarla, ma abbiamo letto e prima ancora sentito una sua dichiarazione durante la convention del Partito Democratico di qualche settimana fa. Il giorno dopo, la notizia era il 12 maggio, sarà noto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,
Il giorno dopo è arrivata la notizia, invece si trattava non di presenza ma di invito formulato dal sindaco di Noto al Quirinale per la presenza del Presidente della Repubblica, sempre per quella data del 12 maggio. Nel frattempo, cosa è successo per il cambio di carte nell'arco di meno di 24 ore? Anche questa non è grande mistero o non può essere fatta passare come una grande anomalia, nel senso che mi sono permesso di inoltrare alla Segreteria Generale del Quirinale una mia richiesta per la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da siciliano nella nostra città in occasione di vari eventi, fra cui anche quello principale legato alla conclusione dei lavori della cattedrale, quindi il ventennio post caduta della cupola, la primavera barocca e quant'altro, e in questa direzione sono ancora in attesa di una definitiva conferma. C'è stata una sorta di fase di entusiasmo, di valutazione positiva della richiesta, ma fino a quando il Quirinale non dirà ufficialmente che il Presidente sarà a Noto, questo non può essere comunicato ai cittadini, a tutta la comunità. Quindi io mi sono, come dire, convinto, entusiasmato su questa possibilità, ma fino a quando non sarà ufficiale non è una notizia che può essere consegnata definitiva alla nostra comunità. Tutto qua, quindi siamo in attesa ancora di una risposta, speriamo che il signor Presidente possa avere uno spazio nella sua fittissima agenda per essere a Noto. Io sono fiducioso che ciò possa accadere, però ovviamente dipende dal Quirinale e dagli impegni del Presidente. Sindaco, il terzo argomento che trattiamo, la terza stranezza, è legata a un fatto molto importante, perché andiamo a mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Però per una volta, di questo dobbiamo dare atto alla sua amministrazione, per una volta mettiamo la mano nelle tasche del cittadino per deporre qualcosa, non prelevare soldi ma mettere soldi. Mi riferisco alla vicenda dei loculi, che secondo alcuni si tratterebbe di una vera bufala, in quanto non è una restituzione ma un risparmio forzato per dei lavori che in corso d'opera sono stati fatti. Però, quando i miei concittadini entro il corrente anno, per un discorso legato anche ad una correttezza mia personale, per evitare che ciò possa avvenire a ridosso delle elezioni, e quindi entro il corrente anno si vedranno rimborsati per loculo a secondo di quella che è la fila poi dell'oculo, sono da 510 a 550, poco più di 500 euro all'oculo, e si vedranno rimborsate le somme, poi i cittadini sicuramente vedranno il denaro e quindi capiranno che non può essere una bufala. Sotto questo punto di vista spiego anche qua con grande semplicità: se viene fatto un progetto e il progetto viene quantificato in una certa somma, questa somma perché è un progetto iniziato ancora prima della mia amministrazione, anche per chiarezza, questa somma viene distribuita fra tutti coloro i quali fanno richiesta di acquisto dei loculi. Quindi la richiesta e il prezzo è stato stabilito nel momento in cui è stato fatto un computo metrico per la realizzazione di questi loculi, che parte, ripeto, da un'amministrazione precedente alla mia. Questa somma è stata divisa fra tutti coloro i quali hanno fatto richiesta, e così è stato. Hanno pagato chi a rate, chi parte a rate e parte in contanti. Comunque si è chiusa la partita legata all'acquisto della concessione del loculo. Noi abbiamo completato il progetto esecutivo e abbiamo realizzato in tempi contenutissimi i loculi. Nella fase progettuale ci siamo accorti di una possibilità, ci siamo accorti che con lo stesso prezzo, con le stesse condizioni, ma adottando un sistema diciamo operativo che tutto sommato poteva far sì che alcuni spazi potevano essere occupati da altri loculi, siamo riusciti
in questa direzione a migliorare il progetto e con la stessa somma abbiamo realizzato più loculi rispetto a quelli previsti dal progetto. Quale soluzione bisogna adottare in questo caso? Restituire la somma ai cittadini che hanno pagato in più. Quindi anche questa è una cosa di una semplicità mostruosa. Significa stare attenti, perché ovviamente se non fossimo stati sul progetto, se non fossimo stati attenti in cantiere, se non avessimo avuto l'opportunità di decidere una cosa rispetto ad un'altra, si sarebbero realizzati in maniera perfetta, impeccabile, incontestabile i loculi previsti all'inizio del progetto, sarebbero costati il costo previsto dal soggetto e nessuno avrebbe avuto la possibilità di un rimborso, quindi di soldi a casa restituiti ai cittadini. Avendo la presenza continua, come faccio da sempre nei cantieri, avendo avuto insieme ai tecnici la costanza di migliorare sempre le cose a beneficio dei nostri concittadini, non solo sono stati realizzati dei loculi, secondo me, di alta fattura e completi di ogni accessorio, ma abbiamo anche avuto l'accortezza di realizzarne in più e quindi stiamo restituendo i soldi ai cittadini, che non è la prima volta. Perché se vi ricordate, e stiamo già in questi giorni completando la fase legata al bando e alla graduatoria poi finale per la restituzione, avevamo deliberato qualche anno fa con il Consiglio Comunale la restituzione di 370.000 euro, che era un rimborso che lo Stato ci aveva fatto per l'IMU, e la stiamo restituendo come supporto dell'amministrazione a chi è indigente o chi ha redditi bassi, e in compensazione alla TARES, che era la tassa dei rifiuti. Allora, un secondo momento, oltre a quelli dei loculi, che è quello legato alla restituzione di 370.000 euro in compensazione. Vuol dire che lo abbiamo nel DNA, vuol dire che siamo consapevoli che quando è possibile possiamo far beneficiare i nostri concittadini di un rimborso di somme rispetto a quelli che sono ovviamente la continua fiscalità, che nonostante tutto rimane sempre la più bassa della Sicilia. Grazie Sindaco, grazie a chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento è per domani.